Sono alla Villa Belvedere per un motivo specifico che adesso ci racconterà l'assessore Palmina Fraschilla. Perché ci troviamo in questo posto? Per me è un fatto anche importante perché finalmente si dà come dire, visibilità a qualcosa. Cosa, Palmina? Beh, diciamo che soprattutto si dà visibilità a questa lapide dedicata alle vittime di Capaci e di Via D'Amelio. Devo dire onestamente che il grazie va soprattutto a lei, Mario Danna, perché io ne venni a conoscenza il 3 dicembre del 2017 in occasione della presentazione del libro Noi Tutti Incluso. E allora una cosa che condivisi insieme con il gruppo appunto che presentò il libro e che fu promotore del libro fu quella di tirare fuori questa lapide appunto dedicata alle vittime innocenti della mafia e fare in modo che potesse essere visibile a tutta la cittadinanza. Oggi questo viene realizzato grazie al gruppo che per primo si è interessato della cosa e grazie al fatto che giorno 21 marzo, quindi giornata dedicata alle vittime della mafia, verrà diciamo in qualche maniera presentata a tutta la cittadinanza, considerato che è stata regalata nel 93 dal Rotary Club. Io di questo ne voglio fare anche un fatto, come dire, simbolico, perché questa targa dal 93 è rimasta praticamente nascosta a tutti, moltissimi neanche ne sapevano l'esistenza. Oggi invece avrà, diciamo, delle luci che la faranno vedere anche la notte e un piedistallo in modo tale, insomma, che le piante non la occludono. Questo è un fatto importante. Poi ci saranno le giornate della legalità. Una piccola anticipazione? Sì, diciamo che veramente questa targa è importante dal punto di vista simbolico. Uno, perché è importante avere memoria, quindi dedicata alle vittime di Capaci e di Via D'Amelio, perché non si può parlare di legalità se non vengono ricordate quelle persone che sono morte appunto affermando la legalità e dicendo no alla mafia. È importante ancora aggiungere che 3-4 giornate saranno destinate a questo tema, fermo restando che tutti i giorni dovremmo vivere all'insegna della legalità, e quindi da giorno 20 in poi ci sarà, diciamo, si farà verranno cancellate alcune scritte ignobili presenti in alcune strade della nostra città. Giorno 21 insieme con Libera ci sarà un corteo, il 21 pomeriggio nell'antisala consiliare ci sarà una conferenza stampa, così anche per il 22 con il coinvolgimento dell'associazione Costarelli, e anche il 23, per cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per dire no alla mafia e sì alla legalità. Proviamo a vivere ogni giorno all'insegna della legalità. Solo una piccola precisazione, vediamo se lei me la conferma: il 21 la marcia arriverà proprio qui dove siamo noi in questo momento, in questa lapide. Assolutamente sì, per cui il 21 alle ore 9 ci incontreremo tutti a Piazza Duomo e poi arriveremo qui, e quindi in presenza, diciamo, di tutti quanti quelli che vorranno partecipare, verrà consegnata nuovamente a tutta la città e quindi resa visibile questa targa, questa lapide dedicata appunto alle vittime innocenti della mafia.